analizzeremo il primo dispositivo a più terminali rispetto al microsimilitore che abbiamo studiato la volta scorsa. In particolare analizzeremo i dispositivi di tipo MOSFET. La possibilità di avere dispositivi a più terminali, in realtà a 3 o a 4 terminali, ci consente la realizzazione dei circuiti amplificatori. Voi tutti ricorderete che quando abbiamo visto i modelli generali per amplificatori, abbiamo evidenziato all'interno un elemento che era un generatore controllato, cioè un qualcosa che era capace di condizionare un valore alla sua uscita a partire da quello che succedeva da altri due terminali del sistema. Quindi in questo senso avere un dispositivo a 3 terminali ci consente ad esempio di condizionare la corrente di uno di questi terminali a partire da quello che accade per esempio alla tensione degli altri due terminali. Quindi questi dispositivi sono alla base della realizzazione dei circuiti amplificatori. Il primo dispositivo in realtà, diciamo, a più terminali realizzato è il transistore bipolare. Ne abbiamo parlato, abbiamo detto che questo risale intorno al 1947, viene fatta risalire la prima costruzione del transistore bipolare. Tuttavia i dispositivi di tipo MOSFET sono stati ideati precedentemente, sono stati ideati negli anni 20. Però diciamo, la realizzazione vera e propria di questo tipo di dispositivi, dovuta un po' alla complessità che vedremo di questa realizzazione, ha fatto sì che fossero prima realizzati i transistori bipolari, che in qualche maniera tutti i circuiti fossero realizzati con transistori bipolari, e soltanto molto dopo, negli anni 60, quando si sono riusciti ad ottenere dei MOSFET con delle caratteristiche buone, perché le tecnologie erano migliorate, allora la tecnologia MOSFET ha soppiantato quella dei transistori bipolari e attualmente possiamo dire che quasi il 90% delle realizzazioni elettroniche sono fatte in tecnologia MOSFET o, come vedremo, CMOS. Questo ha fatto sì che anche tradizionalmente, mentre i primi libri di elettronica presentavano prima il transistore e poi il MOSFET, adesso voi trovate in quasi tutti i libri che viene presentato prima il MOSFET e poi il transistore. Che cosa si intende con l'acronimo MOSFET? MOSFET sta per Metal Oxide Semiconductor, quindi metallo ossido semiconduttore, FET, Field Effect Transistor. Quindi diciamo il nome tiene conto e della parte tecnologica, cioè la presenza di metallo ossido e semiconduttore, il silicio, sia del funzionamento fisico che è basato sulla presenza di un campo elettrico, Field Effect Transistor. Quindi questo qui si tradurrebbe come transistore a effetto campo metallo ossido semiconduttore. In realtà la categoria dei MOSFET è piuttosto ampia, nel senso che noi abbiamo due grosse tipologie di dispositivi MOSFET. La tipologia ad arricchimento, o la trovate anche indicata con la lettera E, enhancement, e la tipologia a svuotamento o depletion. Quindi esistono MOSFET ad arricchimento o a svuotamento ed entrambe le tipologie hanno due realizzazioni, ossia a canale N o a canale P. Quindi anche questa esiste a canale N o a canale P. Noi daremo un cenno a tutte le tipologie di MOSFET, tenendo presente che il dispositivo più utilizzato, almeno nella parte che ci interessa a noi dell'elettronica analogica, è il MOSFET ad arricchimento a canale N. Quindi il primo oggetto che noi vedremo oggi, comunque quello che vedremo in maniera più approfondita, è il MOSFET ad arricchimento a canale N. Come è fatto questo dispositivo?
provo a disegnarlo. Supponiamo di partire da un blocco di silicio di tipo P che funge da substrato a questo dispositivo. Questo blocco ha una profondità che indichiamo con W. All'interno di questo blocco di silicio andiamo a realizzare due regioni di tipo N fortemente drogate. Fortemente drogate significa, innanzitutto viene indicato un genere con una più vicino al segno del drogaggio e significa un drogaggio superiore a 10-18, 10 alla 19 atomi al centimetro cubo. Quindi una cosa di questo tipo. In superficie, quindi tra le due regioni fortemente drogate, viene realizzato uno strato di ossido. Abbiamo detto che quando parliamo di ossido, propriamente noi parliamo di ossido di silicio, quindi SiO2. Questo strato di ossido viene contattato attraverso un layer di metallo. Poi, diciamo, specificheremo meglio la natura di questo metallo. Quindi questo qui è contattato. Ok? Quindi abbiamo metallo, ossido, semiconduttore. Questo layer di metallo rappresenta l'elettrodo di gate del dispositivo, quindi il primo terminale di questo dispositivo. Anche le due regioni fortemente drogate vengono contattate con del metallo, quindi possiamo immaginare delle piste. Realizzano altri due terminali del dispositivo che vengono detti S e SUS. E D, drain. Ed infine viene contattata la parte posteriore del dispositivo. Realizzando il quarto terminale o terminale di body o di substrato. Per un perfetto disegno tridimensionale vi invito a vedere il SEDRA. Quindi abbiamo quattro terminali, source, gate, drain, body. Potete anche osservare come, da un punto di vista realizzativo, la regione di source e la regione di drain siano esattamente uguali. Si tratta di due diffusioni contattate. Quindi non c'è una differenza fisica tra queste due regioni. Quello che le contraddistingue sarà il modo con il quale noi applicheremo tensione al dispositivo, ma dal punto di vista strutturale source e drain sono assolutamente equivalenti. Quali sono le grandezze caratteristiche di questo dispositivo? Sicuramente la grandezza fondamentale, quella da cui poi dipendono le proprietà di questo dispositivo, è quella che viene detta la lunghezza di canale, dove per canale noi intendiamo la distanza tra le due regioni fortemente drogate, che viene denominata L.
Questa L, lunghezza di canale, va dalle frazioni di micron alle decine di micron. Mi pare che sul vostro libro ci sia qualcosa del tipo da 0,2 a 10 micron come più o meno range di variazione. La terza dimensione, diciamo la profondità, come viene detta la profondità di canale, quindi L lunghezza di canale, W profondità di canale, è una grandezza che va anch'essa da qualche micron a qualche centinaio di micron. Ancora una grandezza importante per questo tipo di strutture è lo spessore dell'ossido di silicio. Quindi questa grandezza qua, che viene indicata con T-Ox, lo spessore dell'ossido di silicio, che è dell'ordine dei nanometri. Quindi sono decine di nanometri. Allora capite anche perché, diciamo, la realizzazione di questo dispositivo si è rivelata poi abbastanza complessa, perché noi dobbiamo realizzare una struttura molto piccola che ha in superficie, quindi la superficie deve presentare delle buone caratteristiche elettriche, e sulla superficie noi dobbiamo far crescere uno strato di ossido dello spessore dei nanometri, che deve essere un ossido quanto più possibile perfetto. Quindi, diciamo, questo ha fatto sì che, benché fosse stata capita l'utilità di un dispositivo di questo tipo molti anni prima, poi la realizzazione sia venuta, diciamo, in avanti nel tempo. Il simbolo elettrico che voi trovate per questo tipo di dispositivo, quindi ricordiamo, noi stiamo parlando di un MOSFET ad arricchimento a canale N, quindi un NMOS, il simbolo che voi trovate è un simbolo di questo tipo. Vi disegno anche un'altra possibilità. Che cosa ci dice questo simbolo? In questo caso qua vengono evidenziati i quattro terminali, il drain, il source, la gate. Questa struttura ci ricorda il fatto che noi qui in ingresso abbiamo di fatto una capacità, metallo, ossido, semiconduttore. Quindi in qualche maniera ci ricorda il fatto che qui non può circolare una corrente continua. La freccia sul terminale indica il terminale di source, la freccia uscente indica il fatto che questo è un MOSFET a canale N. Okay? Se fosse stato a canale P avremmo avuto la freccia entrante. Nel source. Poiché nella maggior parte delle applicazioni il terminale di source e il terminale di body si cortocircuitano, allora spesso voi trovate un simbolo dove sono presenti soltanto tre terminali. In questo caso questo implica, implicitamente vi dice, che il source e il body lavorano in cortocircuito. Diciamo, quello che noi vogliamo fare oggi è capire il funzionamento fisico di questa struttura e trovare un legame tra le tensioni e le correnti ai cavi di questa struttura. Allora, per comprendere il funzionamento fisico, cominciamo a osservare esclusivamente
praticamente questa struttura che è il cuore di questo dispositivo, cioè il metallo ossido semiconduttore. Consentitemi di cancellare questo disegno e farlo bidimensionale in maniera tale da poter avere una visione più chiara. Quindi, avremo un dispositivo fatto così, qui avremo l'ossido, qui avremo il metallo, qui avremo il metallo che contatta il SUS, questo è il metallo che contatta la gate, questo è il metallo che contatta il drain, questo qui è il metallo che contatta il SUS. Una parola va detta sul termine metallo. Noi abbiamo parlato di metallo ossido semiconduttore. In realtà i nuovi processi tecnologici per la realizzazione di un MOSFET prevedono che qui non ci sia del metallo, per intenderci dell'alluminio come quello che si usa per contattare le altre strutture, ma la gate del dispositivo viene realizzata, poi vedremo per quale motivo, usando del polisilicio estremamente drogato, quindi un materiale che, diciamo, dal punto di vista delle caratteristiche elettriche si comporta abbastanza come un conduttore, però di fatto non è un metallo, ma è anch'esso silicio, polisilicio, perché questo consente di ottenere dei processi, come si dice, autoallineati, che poi vedremo. Quindi vi dicevo, concentriamoci un attimo su questa struttura, metallo ossido semiconduttore. E supponiamo di applicare tensione a questa struttura, quindi di contattarla e applicare una tensione alla gate. Cominciamo a vedere che cosa succede se io applico una tensione negativa alla gate. Come vedete, la presenza di uno strato di isolante fa sì che io non possa avere una corrente attraverso questa struttura, ma questo si comporta come un condensatore a facce piane e parallele. Che vuol dire? Che io troverò all'interfaccia metallo-ossido uno strato di carica negativa, un accumulo di carica negativa che richiamerà altrettanta carica positiva all'altra interfaccia. Ora, l'altra interfaccia da che cosa è costituita? Non è un metallo, ma è un semiconduttore drogato di tipo P, quindi dove noi abbiamo un eccesso di carica libera positiva. Quindi noi di carica P libera ne abbiamo tanta in questo semiconduttore. Vuol dire che questa carica si accumulerà all'interfaccia dell'SiO2 per equilibrare la carica negativa che abbiamo sull'altra faccia del condensatore. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che in questa interfaccia noi abbiamo un accumulo di carica positiva. Si dice che quindi la struttura MOS lavora in accumulazione. Quindi questo è quello che accade quando io applico una tensione di gate negativa. Applichiamo ora una tensione di gate positiva. Il meccanismo è sempre lo stesso. Questa volta noi avremo qui un accumulo di carica positiva
che dovrà essere bilanciato da una carica negativa all'altra faccia del condensatore. Che cosa succede? La carica positiva che sta qui respinge, perché le cariche di segno opposto si respingono, respinge le lacune verso il basso della struttura. Quindi noi avremo una regione che sarà svuotata di lacune. Le lacune vengono spinte verso il basso e sappiamo che una lacuna che diciamo, cambia posizione all'interno di questo materiale lascia dietro di sé un ione negativo. Quindi noi avremo la presenza di ioni negativi. Questi ioni negativi andranno a compensare le cariche positive che stanno dall'altra parte. Quindi abbiamo una regione di svuotamento e degli ioni negativi che compensano le cariche. Questa modalità di funzionamento viene detta appunto in svuotamento. Cosa succede se noi aumentiamo l'entità della tensione positiva che applichiamo? Se noi continuiamo ad aumentare questa tensione positiva, che cosa succede? Che oltre alla regione di svuotamento, noi cominceremo a richiamare a questa interfaccia gli elettroni che sono liberi all'interno di questa struttura e ho a, diciamo in qualche maniera, a crearne di nuovi. Per cui, oltre agli ioni negativi, noi richiameremo all'interfaccia i portatori minoritari che noi abbiamo all'interno della struttura. Se noi richiamiamo abbastanza portatori minoritari qua, o in qualche maniera vedremo questi portatori ci vengono forniti dalle regioni vicine a questa struttura, che cosa succede? Che all'interfaccia questo non è più un silicio di tipo P, non ho più un eccesso di carica positiva libera, ma avrò un eccesso di carica positiva dell'altro tipo. Avrò realizzato uno strato di tipo N. Quindi questo layer, diciamo, è come se avessi invertito la tipologia di silicio che ho. In questa modalità l'MOS lavora in inversione. Ok? Quindi aver spostato tutte le cariche negative presenti nella struttura, i portatori liberi all'interfaccia, in realtà fa sì che io qui ci abbia un layer di silicio di tipo N, come se avessi invertito il segno del silicio. Questa modalità di inversione è la modalità a cui si accede quando la tensione di gate positiva che io applico supera una certa quantità, che viene denominata V di soglia, VTH threshold, o anche molto spesso trovate banalmente VT. Ok? Generalmente questa tensione di soglia varia da 0,8, 0,9, 1 volt, 2 volt. Questi sono gli ordini di grandezza, almeno per i dispositivi con cui lavoriamo noi, della tensione di soglia. Quindi polarizzando la gate con una tensione superiore alla tensione di soglia, io ottengo l'inversione nel segno del motore. Chiaramente in questo modo noi schematicamente abbiamo visto il funzionamento della struttura MOS isolata. Ora dobbiamo vedere che cosa succede quando questa struttura in realtà è inserita all'interno del MOS.
a vedere che succede allora all'interno di questa struttura quando ci mettiamo a lavorare in queste condizioni. Il SURS, come abbiamo detto, viene spesso cortocircuitato col terminale di substrato e lo mettiamo in massa. Quindi sarà il SURS il riferimento di tutte le tensioni del sistema. Dopodiché applichiamo una tensione VBS positiva tra il terminale di drain e il terminale di SURS. Quindi qua andiamo a mettere una batteria VBS. E in questa prima fase supponiamo di non aver applicato nessuna tensione al gate. Può scorrere corrente in questa struttura? Questa struttura come è fatta? Se io diciamo non polarizzo la gate, questa parte qua è come se non intervenisse assolutamente nel funzionamento del dispositivo. Allora che cosa mi resta? È evidente che noi qui abbiamo delle giunzioni, no? PN è una giunzione. L'anodo di queste giunzioni noi l'abbiamo messo a massa, quindi le giunzioni sono tutte e due contropolarizzate, quindi non posso avere un passaggio di corrente attraverso queste giunzioni. Guardiamo bene. Io qui ho un N e un P. È come se avessi che cosa? Un diodo messo in questo modo qua. Un N e un P. Poi che cosa ho? Ho un P e un N. Quindi è come se avessi un diodo messo così. Questo è il source e questo è il drain. Quindi queste giunzioni sono contropolarizzate dal fatto che io ho messo il substrato a massa. Questa struttura si comporta come due diodi back to back. Voi vi ricordate che il diodo favorisce il passaggio di corrente nel verso della freccia. Se io vado a mettere due diodi con gli anodi connessi in questo modo, io non posso avere un passaggio di corrente attraverso questa struttura. Quindi anche se io applico agli estremi source drain una tensione, non potrò avere nessuna corrente che attraversa questa struttura. Per avere corrente io devo polarizzare la gate. Allora vediamo che cosa succede quando io vado ad applicare oltre alla VDS anche una VGS maggiore della tensione di soglia. Quindi immaginiamo di mettere una batteria VGS con una tensione maggiore. Per quello che abbiamo detto prima, la tensione positiva richiamerà gli elettroni presenti nella struttura a questa interfaccia. Ora, gli elettroni presenti in questa struttura quali sono? Sono sicuramente tutti i portatori minoritari che stanno qua dentro, ma se la tensione è abbastanza grande, si riescono a strappare anche gli elettroni che sono in gran numero nelle regioni di source e drain che sono adiacenti. Per cui alla fine il risultato quale sarà? Sarà che qua sotto io avrò ottenuto uno strato di inversione, cioè uno strato di tipo N che mi va a collegare queste due regioni. Quindi ho creato il canale N, per dire che il canale è un canale pieno di carica nera. Quindi capite anche la terminologia arricchimento canale N, quindi ho creato un canale di portatori di movimento. Che cosa cambia nel creare questo canale? Che adesso, quando io vado ad applicare la tensione VDS,
questa struttura qua non è più una giunzione, ma è come se fosse una resistenza, un materiale, dove all'interno ho per continuità portatori di tipo N, elettroni liberi di muoversi. Quindi se io ci applico una differenza di potenziale, questi elettroni si muoveranno e io avrò una corrente elettrica. Questa corrente chiaramente è una corrente superficiale che andrà tra il drain e il source. Okay? Quindi l'unica corrente che io avrò in questa struttura, non potendo mai avere correnti in questo verso perché queste giunzioni sono polarizzate, è una corrente superficiale di elettroni. Qual è il verso di questa corrente? Il verso di questa corrente è positivo uscente dal source. Fatemi disegnare meglio. Chiaramente noi abbiamo una sola corrente in questa struttura, la gate è un condensatore, non abbiamo una corrente che passa in questo verso, quindi la corrente del drain è uguale alla corrente di source, cioè un'unica corrente, quindi io questa qui la posso tranquillamente chiamare ID, la corrente, l'unica corrente che circola nella struttura, che ha verso positivo, come diceva il simbolo, uscente dal terminale di source. Questo funzionamento che abbiamo descritto, quindi che ci dice che cosa di fatto, che questa struttura si comporta come se fosse una resistenza, quindi un pezzo di materiale semiconduttore con un eccesso di portatori liberi di tipo N. Questa modalità, diciamo che vale, poi vedremo bene in dettaglio, per BTS piccole. Che significa piccole? Generalmente per BTS intorno alla cinquantina di millivolt. Quando la BTS cambia, cresce, questo meccanismo in realtà lo dobbiamo riguardare. Quindi diciamo per bassi valori di BTS possiamo ritenere che questa struttura abbia un comportamento di tipo resistivo. Che cosa vuol dire di tipo resistivo? Vuol dire che se io vado a fare una rappresentazione grafica del legame tra la corrente di drain e la tensione drain source che io ho applicato, questo legame è di tipo proporzionale, una corrente resistiva, quindi di questo tipo qua. Chiaramente più portatori io ho nel canale, più è alta la corrente. Come faccio ad avere più portatori qua dentro? Devo aumentare la BTS. Quindi questo comportamento resistivo in realtà dipende dalla tensione che ho applicata alla gate. Più supero la tensione di soglia, più portatori metto nel canale, più corrente ottengo nella struttura. Quindi questo andamento di tipo resistivo in realtà come è fatto? La corrente è proprio nulla se io non supero la tensione di soglia. Quando supero la tensione di soglia il canale comincia a formarsi, ma la corrente che ci passa è ancora piccola. Quando io comincio a superare di parecchio la tensione di soglia, il canale è sempre più ricco di portatori, la corrente è sempre resistiva ma cresce di valore. Quindi io posso immaginare che intanto che la VGS è minore di VT, io la corrente non ce l'ho proprio. Dopodiché, se la VGS diventa per esempio VT più 1 volt, allora c'è un certo valore di corrente. La VGS diventa VT più 2 volt, la corrente aumenta, e così via. No?
Quindi io più applico tensione alla gate, più portatori di carica ho, meno è la resistenza, più è la corrente. Quindi da questo semplice comportamento capiamo in realtà più cose. La prima, l'entità della corrente dipende più che dalla VGS in se stessa, ma da quanto la VGS supera la VT, o meglio da quella che viene denominata tensione di overdrive. Okay? Quindi tutto quello che supera VGS meno VT, quella, la vera diciamo, l'entità della corrente è stabilita in realtà da questo termine qua, VGS meno VT. Più questo è alto, più io ho arricchito di portatore il canale. Quindi la tensione di overdrive, VGS meno VT. Bene, perché questo comportamento, io posso dire questo comportamento di tipo resistivo vale solo quando io ho bassi valori di VDS? Beh, per vedere questo noi dobbiamo andare a vedere più in dettaglio quello che succede all'interno del canale. Allora, io disegno qua il canale. Di qua c'è il source, di qua c'è il drain. Noi possiamo immaginare che al crescere della tensione applicata alla gate, io, abbiamo detto, arricchisco il canale, ho più portatore. Da un certo punto di vista, da un punto di vista come dire visivo, noi possiamo immaginare che questo aumento di carica del canale comporti, come dire, una maggiore estensione del canale stesso. No, più cariche ho, è come se il canale fosse più ampio, quindi la sua resistenza minore. Quindi possiamo, diciamo, dare un'immagine visiva di questo canale. Bene, qual è la forma di questo canale? In realtà quali tensioni insistono qua sopra? Io da su applico una tensione che è VGS, che è costante per tutta l'estensione del canale. No? La tensione VGS sta applicata sul metallo, il metallo si sovrappone al canale nella sua estensione, quindi io ho una tensione costante di valore VGS. Supponiamo di metterci qui un asse per cui il canale va da 0 a L, io avrò che per tutta l'estensione del canale ci trovo una tensione uniformemente applicata dall'alto. Poi però io applico dall'esterno una tensione VDS che viene applicata tra questi due terminali. Ora, in questa struttura passa corrente, abbiamo detto. Quindi questa tensione che io applico me la ritrovo all'interno del canale come una caduta di tensione lineare. Che vuol dire? Che la tensione tra questi due punti varia linearmente tra lo 0, che è qua il punto in cui ho messo a massa, e la VDS che io ho applicato dall'esterno, che c'è sul 3. Quindi io ho una tensione che in realtà all'interno del canale, una caduta, non è costante, ma varia da 0 dove sta il source alla VDS dove sta il drain. Questo fatto che cosa comporta? Cioè il fatto che io abbia una caduta all'interno lineare di tensione, che quando questa VDS è molto più bassa della VGS, io posso ritenere che la tensione
l'attenzione realmente applicata al canale sia costante e quindi che la forma del canale sia effettivamente una forma rettangolare. Ok? Lo posso ritenere, però non è esattamente così, perché la differenza di tensione che sta tra qua e qua è diversa dalla differenza di tensione che sta tra qua e qua. E poiché la ampiezza del canale me la dà la differenza di tensione, io avrò sempre che al lato del source il canale sarà più esteso di quello che ho al lato del drain. Chiaramente, se la PDS è bassa, posso ritenere che questa forma sia un pochino rastremata, ma tutto sommato posso ancora ritenerla rettangolare. Quando questa tensione qua comincia a crescere, allora il canale chiaramente comincerà ad avere delle forme sempre meno rettangolari, ma comincia a essere sempre più rastremato. Qual è il punto critico di tutto questo discorso? Quando questa tensione BDS cresce molto, io posso arrivare alla condizione nella quale al drain la tensione che io ci ho applicata diventa proprio giusto giusto la tensione di soglia. A questo punto il canale, in questo punto qua, praticamente non c'è più. Quindi il canale diventa triangolare. E questo cambia in qualche maniera il meccanismo di conduzione della corrente. Ok? Quindi per effetto della caduta di potenziale lineare lungo il canale, noi abbiamo che non abbiamo la stessa tensione ai due capi. Se la differenza è piccola, cioè se la BDS è bassa, possiamo ritenere che ancora il canale sia di tipo triangolare, di tipo rettangolare. All'aumentare di questa differenza, però, il canale al lato del drain risulta sempre meno formato, fino a raggiungere un punto in particolare dove la differenza di tensione è tale che io so giusto la tensione BT. Quindi il canale è appena formato e la sua forma è completamente triangolare. La particolare tensione per cui si verifica questa situazione, che viene detto anche pinch off o struzzamento del canale, è la tensione per la quale la differenza di GS meno BDS è proprio uguale alla tensione di soglia. Ok? Cioè questo delta è proprio la tensione di soglia. In questo caso la BDS prende il nome di BDS sat, di saturazione, e come potete facilmente vedere la BDS di saturazione è pari proprio alla BGS meno. Quindi questa condizione sulla BDS è una condizione limite tra il funzionamento, diciamo, di tipo resistivo o, come viene detto, il funzionamento in triodo, e il funzionamento che viene detto in saturazione, che è il regime di funzionamento nel quale noi andiamo quando la BDS cresce oltre il valore BDS sat. Che cosa succede quando il canale diventa triangolare e io entro nella regione di saturazione? In prima approssimazione possiamo ritenere che da quel punto in poi, cioè da quando il canale si diventa rastremato al drain, la corrente non va.
variabilità. Quindi non abbiamo più un funzionamento di tipo ohmico, ma la corrente da un certo punto in poi va in saturazione. Poi le disegniamo bene dopo le caratteristiche. Okay, quindi il funzionamento ohmico finché sono a bassi VDS. Oltrepassata la regione di saturazione, la regione di funzionamento viene detta di saturazione e la corrente diventa costante, non cambia più. In prima approssimazione. Chiaramente il valore di VDS per il quale io ho il cambio di regione di funzionamento tra triodo e saturazione dipende dalla VGS. Quindi per ognuna di queste curve ci sarà un punto diverso che mi dà il confine tra la regione di triodo e la regione di saturazione. Ok? Allora, ci fermiamo un po'.